Ci troviamo a Genova, al Palazzo della Meridiana, dove si svolge la Biennale di Venezia, Padiglione Italia, sezione Liguria, dal 21 luglio al 9 ottobre 2011. Il Padiglione Italia della 54esima Mostra Internazionale d'Arte della Biennale di Venezia è appunto esteso, secondo il progetto curatoriale di Vittorio Sgarbi, in occasione delle celebrazioni del 150esimo anniversario dell'Unità d'Italia, alle regioni e agli istituti di cultura italiani all'estero. L'opera che presento alla Biennale è una installazione intitolata Luogo di Narciso, costituita da 6 elementi in vetro di Murano, realizzati con la particolare tecnica dell'incisione su lamina d'oro a caldo su vetro di Murano sommerso. Ho adottato in questa occasione questa tecnica quasi inedita per combinare la foglia d'oro con il vetro e soprattutto con i colori di fondo. I colori dominanti di quest'opera sono il rosso veneziano e l'ambra. Un altro colore invece che ho adottato in precedenti lavori è il blu reale. Il colore entra nel titolo di questi elementi che compongono appunto l'opera e ne sottolineano in qualche modo il passaggio cromatico. Infatti si parte dalle prime opere intitolate Narciso, Specchio, Rubino, che sono caratterizzate dalla maggiore luminosità, dato appunto il colore, per proseguire poi con diciamo le opere intitolate Rosso Veneziano e concludendo con l'opera Narciso Riflesso Ambrato. Alla base dell'opera c'è la materia del vetro, che diventa essenza di luce, trasparenza, riflesso che si ripete in più prospettive, data la particolare tecnica. Queste opere sono icone vitree caratterizzate dal pulviscolo dorato. La velatura d'oro crea il distacco dalla realtà, rimandando ad un'atmosfera bizantina. Indubbiamente, questi lavori sono ispirati ai mosaici di San Marco, sia per il magnetismo dei luoghi, Venezia e Murano sono legate dalla luce e dalla storia, sia per la dimensione spirituale che è alla base di queste opere. I segni che incido in queste opere in vetro riprendono schematicamente la tematica della mia pittura, riprendendone appunto le forme e le simbologie, e ne ricalcano la tematica. Il tema del mito di Narciso, quale introspezione di sé, è ricorrente nei miei dipinti e nelle installazioni precedenti, dove ho collocato in un unico insieme dipinti, opere in vetro, specchi sorcière, fotografie sempre legate comunque al tema del riflesso e dell'immagine. Nelle opere in vetro la luminosità è data dalla materia, dal riflesso appunto che si propaga nelle varie facce del vetro, anche dato la lavorazione particolare, e dagli accostamenti, diciamo dallo studio particolare degli accostamenti cromatici, creando una sorta di luce colore. È molto importante sottolineare la tecnica di esecuzione. Quella di Gorgone permette un intervento diretto dell'artista. Ciò è ben raro nella lavorazione di questo materiale, in quanto il vetro, per le sue peculiarità, può essere trattato generalmente soltanto dal maestro vetraio. Gli artisti che vi si sono accostati, da Picasso a Fontana, da Arp a Kokoschka, solo per citare alcuni esempi illustri, lo hanno fatto tramite l'intervento esclusivo del maestro vetraio, al quale hanno fornito i bozzetti preparatori. Bruno Gorgone, invece, incide personalmente con una punta apposita la foglia d'oro che viene successivamente sommersa. L'intervento dell'artista dura il tempo che consente la lavorazione a caldo, ma è determinante. Ogni opera è quindi un unicum che reca impresso il segno di Gorgone. A tale proposito, il critico Vittorio Sgarbi, curatore del Padiglione Italia, scriveva già nel 2007, nel saggio Gorgone, la storia come pattern. La massima esaltazione dell'elemento manuale è riscontrabile nei lavori che Gorgone realizza su vetro, bellissimi, meritevoli di applicazioni sempre più varie ed ambiziose, anche nei titoli, metafore degli universi formali prospettati dall'arte, diversi da quelli della realtà ordinaria, qualche volta contrapposti ad essi. Lavori, quelli su vetro, che non sarebbero compresi nella loro necessità interiore se si ritenesse che l'intervento diretto di Gorgone non sia decisivo nella loro riuscita.